Bene, ringrazio ancora una volta il dottor Simone Chiarelli per l'ospitalità e per l'occasione che mi viene data per presentare un articolo che andrò a pubblicare sulla rivista penale dell'editore Scelte La Tribuna, dall'incauto acquisto amministrativo alla ricettazione di prodotti commerciali falsi. In buona sostanza, come potete vedere dall'elenco delle disposizioni di legge che vado a indicare, è un crescendo di situazioni dalla sanzione amministrativa del decreto legge 35 del 2005 alla più grave ipotesi di ricettazione dell'articolo 648 del codice penale, sostanzialmente sono alla fine disposizione penale, a parte appunto il decreto legge 35, l'articolo 1,7. Quindi è una carrellata di commenti a tutta questa serie di disposizioni che possono risultare utili per contrastare un fenomeno assai deleterio, che è quello del commercio abusivo su area pubblica di beni, opere dell'ingegno, prodotti industriali con marchio contraffatto. È un fenomeno che, soprattutto in determinate località turistiche, come quella dove opero io, è molto presente e che in certo qual modo dimostra anche, se per certi versi, l'inutilità, se mi si passa il termine, delle disposizioni attuali, rispetto al fenomeno stesso. Ad ogni buon conto, ecco, è utile anche focalizzare l'attenzione su disposizioni più recenti, parliamo comunque di circa 10 anni fa, disposizioni che sono state introdotte dalla legge 99 del 2009 e che sono andate a costruire, quantomeno in punto di diritto, tutta una serie di strumenti per cercare di arginare il fenomeno, di colpirlo in maniera più significativa. Poi anche qui le cose da dire sarebbero tante in relazione alla parte più etica del come mai avvengono certi fenomeni, come la gente acquista, come mai questi soggetti si mettono a commercializzare determinati prodotti. Ma queste naturalmente sono considerazioni che fanno parte sì dell'articolo, perché insomma è nel mio modo di scrivere anche fare alcune riflessioni su aspetti etici di un fenomeno che ha una sua rilevanza giuridica soprattutto in ambito penale. Però, diciamo, l'articolo nel suo insieme va a commentare con giurisprudenza, con casistica varia, tutta questa carrellata di disposizioni. Come dicevo, dall'articolo 1,7 del decreto legge 35, che io solitamente chiamo incauto acquisto amministrativo, perché si sostanzia nel comportamento dell'utente comune della strada, del consumatore finale, se possiamo dire, per acquistare direttamente dal commerciante, tra virgolette, quindi dall'abusivo, un prodotto evidentemente contraffatto, non necessariamente perché si palesa tale, che molto spesso abbiamo a che fare con prodotti veramente fatti bene, ma che il più delle volte comunque hanno caratteristiche che non sempre riescono a eguagliare l'originale. O se lo eguagliano, c'è da sospettare che quel prodotto non sia un prodotto contraffatto in senso materiale, cioè qualcuno l'ha fatto cercando di copiare un originale, ma un contraffatto in senso formale, nel senso che la stessa ditta che è stata autorizzata dal titolare del brevetto del marchio ha prodotto in proprio una catena di produzione che poi è andata su quel mercato. Ma queste sono considerazioni che in certo qual modo sono più di competenza delle forze di polizia che operano su vasta scala a livello nazionale, come può essere la Guardia di Finanza, e quindi quelle indagini più macroscopiche rispetto alle indagini che normalmente avvengono a livello locale e che comunque comportano
dei risultati importanti. Quindi l'articolo 1,7, dicevo, è il primo articolo che vado a commentare e che riguarda appunto l'acquisto diretto di questi prodotti, che viene attinto da una sanzione amministrativa e da un sequestro amministrativo del prodotto acquistato. Non a caso a questo tipo di violazione amministrativa segue la vera e propria disposizione alla quale ho fatto riferimento in senso amministrativo, che è l'acquisto di cose di sospetta provenienza previsto dalla contravvenzione al 712 del codice penale, che è paradigmatico dell'articolo 648 del codice penale, che però è un delitto, quindi ha la natura del reato. Quindi il 712 è una contravvenzione, il 648 è un delitto. Quindi la loro caratterizzazione è nell'elemento soggettivo. 712 del codice penale, chiaramente il fatto può essere ascrivibile anche a titolo, anzi, a titolo di colpa. Quindi è in colui che ha acquistato con leggerezza, con superficialità, cose che probabilmente provengono da un delitto, ma non necessariamente è accertato. Se io vado ad acquistare, per essere più chiari, un prodotto con un marchio originale che sono sicuramente certo del marchio originale e che mi viene venduto per la strada a un prezzo stracciatissimo, mi verrà il sospetto di dire: ma com'è possibile? Quindi questo o l'hanno rubato o è arrivato, insomma, in maniera illecita, e quindi il fatto che lo acquisti solo perché mi conviene va a configurare di per sé una contravvenzione all'articolo 712 del codice penale. Anche qui c'è tutta una serie di disquisizioni in dottrina che vado anche a esplicitare nell'articolo, tra lo stesso 712 e il decreto legge 35, soprattutto nati all'inizio, dal momento in cui è entrato in vigore il decreto legge. Dall'altro lato, dicevo, c'è un delitto che è il 648 del codice penale, cioè la ricettazione, il comportamento di colui che acquista cose di provenienza delittuosa per poi rivenderle, per poi rimetterle in circolazione. È chiaro che in questo caso c'è una volontà specifica. So per certo che quel prodotto è un prodotto che magari arriva dalla contraffazione, so per certo che lo prendo per poi rivenderlo e quindi trarne un profitto. Questi sono gli aspetti che poi la giurisprudenza ci aiuta meglio a comprendere in quello che è lo sviluppo quotidiano della nostra professione. Diciamo che il 648 inizialmente non veniva neppure indicato dalla stessa autorità giudiziaria. Generalmente si puniva, si apriva un'indagine o per il 473 del codice penale o più specificatamente per il 474. Il 648, secondo una certa corrente anche giurisprudenziale, è arrivato successivamente in concorso col 474, proprio perché le due disposizioni andavano e vanno a tutelare diversi oggetti giuridici e quindi concorrono assieme, si applicano assieme, vanno chi appunto commercializza prodotti contraffatti è aggredibile dal punto di vista penale sia dal 474 che dal 648 del codice. 473 e seguenti sono un po' quegli articoli storici, se vogliamo, quelli che abbiamo conosciuto per primi, chi ha cominciato ad avere esperienza nel campo della falsificazione di prodotti. Vedete la rubrica contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno di prodotti industriali. Sia nel 473 come nel 474 si vanno a punire due aspetti, uno che riguarda i marchi. Quindi il marchio identifica il soggetto, la ditta. Quindi marchiando quel prodotto, la ditta attesta che è suo, che è un suo prodotto. Nel 473 e 474 poi c'è anche la tutela del modello depositato, quindi del brevetto. Quindi queste due disposizioni comunque che cosa vanno a tutelare? Vanno a garantire la fede pubblica. Perché io nel momento in cui vedo un prodotto che ha un determinato tipo di marchio, mi fido, perché conosco quel marchio, perché ha un suo valore economico conosciuto, è da fidarsi, fede pubblica, tutti si fidano nel vedere quel marchio, che dietro quel marchio ci sia un prodotto qualificato.
E quindi, grazie a quel marchio, mi posso fidare di quello che compro. Ma se a un certo momento ci sono dei soggetti che riescono a contraffarlo, cioè a farlo simile, ma non è quello, o addirittura è anche pericoloso, o comporta dei danni economici, ebbene la fede pubblica viene meno la forza del marchio. Quindi queste due disposizioni cercano di tutelare quel tipo di situazione, non vanno a tutelare il marchio di per sé. Relativamente al quale il diritto privato prevede delle disposizioni di tutela, vanno a tutelare la fede pubblica. Quindi, nella contraffazione, alterazione, uso dei segni distintivi di opere dell'ingegno, di prodotti industriali, delitto previsto dall'articolo 473, si parla proprio del contraffattore o comunque di quello che lo immette immediatamente in commercio. Contraffazione e alterazione, anche questi sono due termini. Varrebbe la pena approfondire e verranno approfonditi nell'ambito di questo articolo. Nel campo del falso industriale probabilmente si opera più nel campo della contraffazione che non dell'alterazione che riguarda più magari il falso documentale. Nel 474 c'è una vera e propria commercializzazione. Chi non concorre nella contraffazione, quindi chi non produce il bene contraffatto ma semplicemente lo rivende, introduce nello Stato mette in commercio prodotti con segni falsi. Quindi questa è la distinzione sostanziale. O fai l'uno o non puoi fare l'altro. Se sei contraffattore non sei, in quel momento non vieni punito per l'altro tipo di reato. Ma le novità che a mio modo di vedere sono davvero delle novità importanti, ma che molto spesso vengono sottovalutate proprio perché anche nelle attività talvolta routinarie, di routine, cioè, scusate il mincespico. Le attività di routine molto spesso portano a fare l'attività in maniera con sistematicità. Quindi sì, si indaga una persona, si pongono in essere delle attività. Si fanno dei sequestri, si va a colpire generalmente, nella generalità delle ipotesi, articolo 474 in concorso con 648 nei confronti di chi si trova sulla strada a vendere prodotti, scusa, con marchi contraffatti o comunque che riproducono modelli depositati. In realtà la legge 23 luglio 2009 del 90, numero 99, quindi una legge di ormai 10 anni fa, ha introdotto delle modifiche importanti che vanno valutate, che andrò a commentare in questo articolo, e che sono nel caso specifico gli articoli 474 bis, ter e quater. Perché dico sono importanti questi articoli introdotti dalla legge? Perché intanto nel 474 bis è chiarito in maniera inequivocabile che tutto ciò che appartiene a questo tipo di reati deve essere confiscato. Quindi il sequestro penale non è un sequestro probatorio, può essere anche un sequestro preventivo, perché quella merce comunque va confiscata, deve diventare proprietà dello Stato, non può andare in giro per lo Stato, deve essere acquisita dallo Stato per essere, in quanto falsa, distrutta. Quindi introduce un principio giuridico importante, ma se vogliamo, dal mio punto di vista anche etico, la gravità di questo fatto, di questo delitto, è legata anche al fatto che lo Stato non ammette in nessun modo che questa merce possa essere sgravata del vincolo di sequestro penale che normalmente viene applicata nel momento in cui c'è un'indagine, come corpo di reato, come e quindi soggetta al sequestro. Tra l'altro, ricordo, colgo l'occasione per ricordare che per quanto riguarda i sequestri contro ignoti, una disposizione di legge del 2009 prevede la possibilità di distruggere le merci sequestrate decorsi 3 mesi dal giorno del sequestro. Quindi questo facilita anche la vita a noi operatori di polizia giudiziaria quando abbiamo magari dei magazzini pieni di merce e non sappiamo come fare per liberarci. Il 474 ter invece prevede un'altra, un'aggravante dell'attività che è
molto spesso evidente in quelle che sono le nostre indagini. Scusate. E cioè il fatto che la commercializzazione di questi prodotti non avviene in maniera singolare, non è il soggetto che si mette in un angolo in maniera molto riservata e cerca il cliente, ma molto spesso si vengono a determinare delle sorte di mercatini rionali, due, tre, quattro, che cinque persone che si uniscono assieme, l'unione fa la forza, come dire, e occupano il plateatico o comunque si spostano e fanno diventare matte di attività coloro i quali li controllano. Ebbene, se c'è sistematicità in questa attività, quindi se il soggetto lo fa in maniera costante, viene trovato più volte a fare questo tipo di attività, è organizzata, il fatto viene aggravato a tal punto che non solo la pena è più rilevante, ma c'è anche la possibilità di procedere all'arresto facoltativo. Cosa che prima non era prevista, salvo nel caso della ricettazione. Nel contempo c'è anche un aspetto premiale che introduce la legge 99-2009, e cioè quella indicata dall'articolo 474 quater, che prevede una sorta di collaborazione, va a qualificare un collaboratore della polizia giudiziaria che può essere stimolato a collaborare. In che modo? Sia dalla polizia giudiziaria direttamente, sia dall'autorità giudiziaria, a collaborare cercando di svelare il trucco, cioè far capire da dove arriva sta merce, come funziona il mercato. Quindi può essere uno strumento laddove si trovano dei soggetti che magari sono stanchi di fare questo tipo di attività, più delle volte non è che poi si rende, ma non so fino a che punto rende, o rende magari il capetti, come si dicono parti di questi tipi di attività. Quindi riuscire a captare dei soggetti particolarmente più deboli, tra virgolette, rispetto ad altri, che non fanno veramente questa attività perché non sanno cos'altro poter fare, perché il mercato non offre altro, non è una giustificazione, ovviamente. Bene, questi soggetti può anche darsi che rispetto a una pena grave che potrebbe derivare non solo dal 474 e 648 in concorso, ma dalla stessa aggravante del 474 ter davanti al fatto compiuto che gli viene messo davanti dalla polizia giudiziaria, possono essere stimolati a collaborare e quindi vedersi ridurre le pene che in certo qual modo possono incidere anche sulla loro permanenza nel territorio dello Stato. Da ultimo, il 517 del codice penale, che quando iniziai questo tipo di attività aveva una sua rilevanza. Vendite dei prodotti industriali, consegne mendaci, sono simili, non sono marchi veri e propri. Oggi ormai è un articolo che è presente nel codice penale, ma che di fatto ha natura residuale e riguarda più i brevetti che non i marchi veri e propri. Questa è una carrellata, insomma, di disposizioni sulle quali, grazie all'articolo che dall'incauto acquisto amministrativo alla ricettazione di prodotti commerciali falsi, andrò a pubblicare sulla rivista penale del mese di dicembre 2019 e grazie al quale spero, mi auguro, di dare degli spunti di riflessione a coloro i quali sono interessati all'argomento. Ringrazio ancora il dottor Simone Chiarelli per la consueta disponibilità che offre e soprattutto per i suoi interventi che per me sono stati davvero stimolanti. Come ringrazio l'editore Celt La Tribuna per aver dato spazio al mio pensiero giuridico sulle sue pagine. Grazie a tutti e grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza oggi di ascoltarmi.